andata. Buon Santo Stefano a tutti, buone feste. Siamo alla Rigamonti, noi, la nebbia e un po' di bresciani. Bella partita, cioè bella partita, adesso, non esatto. Nel senso, bella partita che finita in pareggio, quindi bene, bene per quello. Poche occasioni da entrambe le parti, perché pure loro, poca roba. Noi le occasioni che abbiamo avuto sono state tutte dalla distanza comunque. Abbiamo sbagliato almeno 5 tiri da fuori, ma proprio malamente, senza prendere mai la porta. Però alla fine, ragazzi, va bene. Se fino a qualche mese fa pensavamo di venire a Brescia per paura, diciamo che ci siamo fatti una bella partita. Comunque non siamo stati mai impauriti dal Brescia, sono sincero. Poi ditemi ovviamente la vostra con un commento qui sotto. Iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi. Però tutto sommato prestazione positiva. Comunque continuiamo a far punti. Risultati utili consecutivi adesso dovrebbero essere 4, non mi ricordo di preciso. Però difesa bene, difesa 3. Adesso secondo me il modulo inizia a essere interessante. Forse abbiamo trovato veramente il nostro sistema di gioco. Ma il centrocampo oggi è abbastanza male. Male Damiani, Benino Bro, bene Segre che ha fatto anche gol, grandissimo. E Di Mariano ha corso tantissimo, però poi davanti la porta purtroppo se ne è divorati parecchi di tiri. Sala sempre tutta fascia. Brunore ha fatto il suo, ha lottato. Non era una partita facile, che comunque ragazzi, Santo Stefano 12-30. Però dai, alla fine ragazzi, ci sta, mi prendo sto punto. Sono contento, sono soddisfatto. Ovviamente piace sempre vincere, ma non si può vincere tutte le partite. E sono sincero, se inizio campionato mi dicevano di venire qua a Brescia e prenderci un pareggio, comunque senza soffrire, ci avrei messo la firma. Sono contento, va bene così. Sì, potevamo vincere, è vero, perché ora è in difficoltà. Ma ricordiamoci che a noi oggi mancava Stulaz, che si è fatto male nella rifinitura. Mancava anche Valente. E mancava nel Ciaro, però non abbiamo sofferto così tanto. Alla fine, bene, no, non è il massimo come atmosfera oggi. Cioè, con i bresciani non c'è tutto questo gran rispetto. Però è una cosa tra terroni e polentoni, è così. Comunque, ripeto, sono contento, sono soddisfatto, torno a casa felice, vado a mangiare. E ditemi secondo voi chi è stato il migliore e il peggiore in campo tra i nostri. E spero che Stefano Moreo torni a Palermo, me lo auguro con tutto il cuore, perché secondo me potrebbe darci una mano. Male Vido. E intanto pure bene Floriano, anche se dovrebbe essere l'ultima sua partita con la maglia rosanero. Ha onorato la maglia fino alla fine, Robertino, nonostante l'età, nonostante tutto. Però raga, dai, portiamoci a casa sto punto. La classifica si muove piano piano e continuiamo. Sappiamo qual è il nostro obiettivo è salvarci e mantenere la categoria. Poi il prossimo anno si vedrà. Però l'ottica è sempre quella, sempre a migliorarsi, sempre. Ragazzi, un bacione a tutti. Sempre Forza Palermo. Noi ci vediamo domani con la reaction sul primo canale. Buone feste ancora a tutti, ragazzi. Un bacione.